abbonati sul mio canale. Prima di tutto devo dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando, perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno e di questo sono davvero molto molto contento. Altra cosa importante, continuate a supportarci con i mi piace, commenti e iscrizioni. Per voi è tutto gratis, ma per noi è fondamentale, perché se voi ci aiutate a crescere possiamo diventare sempre più grandi, portare nuovi contenuti, nuovi format e possiamo portare anche qualche ospite. Però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno che l'Adeguan TV cresca e cresca in modo positivo, perché noi vogliamo persone che aiutano a crescere il canale, non persone negative, perché già cattiverie ce n'è abbastanza. Noi siamo qui per fare qualcosa che ci diverte. Questo non è il mio canale, ma questo è il vostro canale. Allora aiutateci a crescere. Poi mi raccomando, aiutate a crescere anche il secondo canale, The One Two X, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. I nostri canali social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Allora, partiamo dal presupposto che vogliamo parlare di tre giocatori. Il primo giocatore è Buongiorno. Io ho letto l'articolo di Tutto Sport. Posso dire tranquillamente che io mi sono stufato di vedere alcuni giornalisti che devono fare favori ad alcuni dirigenti, ad alcuni manager per avere il contentino. A me, io mi sono completamente stufato, perché io leggendo ieri l'articolo ho pensato: ma quando viene scritto un articolo del genere, ma ci credono davvero? Perché nell'articolo ho letto che la Juve aveva proposto 43 milioni più 5 di bonus, un affare che va più verso i 50 che i 40. Ma è possibile? E nel fine dell'articolo cosa dice? Che Alessandro Buongiorno ha detto di no, che non se la sentiva di tradire i propri tifosi, quelli del Torino, e è per questo che andrà al Napoli. Precisiamo, il Napoli fa un grandissimo acquisto, il Napoli prende un top, il Napoli prende un giocatore da 10 e lode, e sotto la guida di Antonio Conte diventerà uno dei difensori centrali più forti al mondo. Ma a oggi, la Juve aveva bisogno di Buongiorno? La Juve avrebbe preso Buongiorno o avrebbe fatto una trattativa per Buongiorno in un solo caso, se avrebbe venduto Bremer? Siccome Bremer almeno a ora non è stato ceduto, mi sembra strano che la Juve si sarebbe buttato su Buongiorno. E poi un'altra cosa, l'offerta era di quasi 47 milioni di euro, ma se la Juve l'obiettivo primario era Calafiori e aveva quella possibilità di spendere 47 milioni per un difensore, non li buttava su Calafiori? O qualcuno mi potrà dire: sì, ma c'è Saputo che ha detto ai suoi dirigenti: no, non trattate con la Juve. Signori, Saputo può dire quello che vuole, ma prima o poi un dirigente come Sartori gli avrebbe fatto cambiare idea, cioè gli avrebbe detto: forse è meglio non diventare nemici della Juve, che prima o poi qualche giocatore della Juve che ne ha tanti in giro ci può servire e ce lo potrebbe dare in prestito, come ha fatto Cambiaso. Le strade del mercato, ricordatevi, vi aprono tutte le porte. C'è un detto che si dice che i soldi fanno venire la vista ai ciechi. Invece Calafiori va direttamente a Londra, sponda Arsenal. Io, se fossi come Calafiori, prima di accettare la proposta dell'Arsenal, ci penserei non una, non due, non tre, ci penserei mille volte, perché abbiamo visto giocatori che in Serie A hanno fatto bene, come Dragusin, che al Genoa sembrava il nuovo Cannavaro, va all'Aston Villa, no, scusate, al Tottenham, e non riesce a prendere il posto da titolare. Mi sembra che le partite da titolare siano poche. Udogie, la stessa identica cosa, sempre al Tottenham. Io so già che Calafiori è un fenomeno, però una cosa, la Premier, il campionato inglese, è adatto al suo stile di gioco? Io mi auguro di sì, però mi auguro per il ragazzo che abbia fatto bene i calcoli. Però perché vi dico che la Juve non era su Buongiorno? Perché la Juve ha deciso che se deve fare un sacrificio economico lo farà solo ed esclusivamente per un giocatore, e quel giocatore è Kop Meyers. La Juve, dopo aver chiuso Douglas Luiz, che ha fatto
Frenturam di Gregorio, che oggi farà le visite, vuole chiudere Coop Myers dell'Atalanta. La prima offerta da 45 milioni è stata rifiutata, ma quella era un'offerta per vedere se c'era il margine di trattativa. Lì la Juve ha capito che il margine di trattativa c'è. L'Atalanta chiede 60, la Juve io dico che arriva a 50. Secondo me si troverà una via di mezzo. E quale sarà la via di mezzo? Che Coop Myers arriverà alla Juve per la cifra di 55 milioni di euro. Fra borsa e tutto quanto si arriverà a 55 milioni di euro, perché il giocatore ha detto finora sempre no alle squadre inglesi. Il giocatore ha un accordo totale con la Juve, un contratto da 4 milioni a stagione, e Coop Myers vuole andare alla Juve. Io penso che alla fine il matrimonio Coop Myers-Juve si farà, perché alla fine l'unico vero giocatore in cui la Juve ha deciso di fare un sacrificio economico, e questa decisione l'aveva presa prima di prendere sia Douglas Luiz che Frenturam, è quella di prendere Coop Myers. Solo per l'olandese farà un sacrificio economico, perché lo ritiene un perno centrale per la nuova squadra di Thiago Motta. A me piace. Poi, signore, 60 milioni per me sono troppi, non li vale, però, come sempre abbiamo detto, alla fine non c'è un listino prezzi. A proposito, sì, il listino prezzi c'è solo quando deve essere acquistata la Juve per caso di plusvalenza, per gli altri no. Perché se avete visto, la Juve quando fa un'operazione di mercato deve scrivere quasi 20 righe per far capire l'operazione di mercato, gli altri invece no. Questo è la giustizia sportiva, la porcheria della giustizia sportiva che c'è in Italia, però non va bene. Qualcuno ci credeva morti, qualcuno diceva che la Juve non avrebbe fatto niente. A proposito, una cosa l'avete notata? Di Gregorio, eletto miglior portiere dello scorso campionato, Douglas Luiz, uno dei centrocampisti più forti della Premier, e Frenturam, che lo voleva a mezzo mondo, improvvisamente nel giro di 4 giorni sono diventati tre pipponi, tre giocatori che non li voleva nessuno, tre giocatori che non valevano, ma soprattutto sono diventati scarsi. Vedrete che Coop Myers nel giro di una settimana, nel momento in cui la Juve chiuderà, perché io sono convinto che la Juve l'operazione Coop Myers la chiuderà entro la settimana, Coop Myers diventerà uno dei giocatori più scarsi, perché questa è la narrazione che si racconta in Italia. Se un giocatore va via dalla Juve è un fenomeno, se un giocatore resta alla Juve è scarso. Così, così. Comunque, per me, l'ho detto, questa famosa trattativa buongiorno non è mai esistita, perché se la Juve aveva davvero quei soldi, quei quasi 47 milioni di euro, l'avrebbe buttati su Calafiori. Ricordiamo che Calafiori, l'offerta che ha fatto la Juve era massimo 35. Più di 35 non saliva, e per la Juve era un giocatore importante per il futuro della Juve, però quella cifra non l'ha superata. E ora, secondo voi, spendeva quasi 47 milioni per Buongiorno? No, c'è solo un giocatore per cui la Juve farebbe un sacrificio economico, e quello è Coop Myers. Io sono convinto che Giuntoli alla fine lo porterà a Torino. Voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao! E oggi ci sono le visite di Gregorio. Ciao ciao! Ci sentiamo pomeriggio per secondo.